Il comune di Porto Torres deve stanziare fondi propri per integrare il sistema di trasporti interni sull'Asinara. È il tema di una proposta di emendamento al bilancio di previsione 2017 presentata da 8 consiglieri comunali. Risulta sempre più ristretto il periodo di attivazione del servizio di trasporto pubblico ATP all'interno dell'isola, ridotto a 2 mesi, osservano i firmatari che chiedono all'amministrazione comunale di impegnare la somma di 50.000 euro per l'attivazione del servizio di trasporto interno di linea sull'Asinara gestito da privati. Davide Tellini, Costantino Ligas, Alessandro Carta, Massimiliano Ledda, Massimo Cossu, Gianluca Tanda, Franco Pistida e Claudio Piras sostengono che il servizio dell'ATP durante il periodo di maggiore afflusso turistico nella stagione estiva venga svolto in coincidenza delle tratte marittime da Stintino a Fornelli e da Porto Torres a Cala Reale, ma non venga garantito nei ponti festivi e primaverili o in bassa stagione, quando comunque si verifica una buona affluenza di visitatori che puntualmente si scontrano con lo stesso problema. Il servizio lo scorso anno era stato attivato il 29 luglio sino al 4 settembre con il contributo di 7.000 euro dell'ente parco. La proposta dei consiglieri prevede di utilizzare, per sostenere l'integrazione del trasporto pubblico, risorse della tassa di sbarco già istituita dall'amministrazione dei 5 Stelle e sulla cui destinazione la Giunta non si è ancora espressa, ma con l'emendamento, sostengono Tellini e gli altri, si potrebbe dar vita ad un servizio più esteso, più efficiente e capace di generare un piccolo ma significativo sviluppo in termini di posti di lavoro e redditi nell'ambito dei servizi turistici, come si legge nella nota diffusa.